Pronti? Sì, andiamo. Maestro, ma è sicuro che è qui? Eh sì, ragazzo, è qui, no? Ma a che servono delle strisce pedonali qui? E se passa qualcuno? Qui? In una strada, in un bosco? E perché non 100 metri più avanti o 100 metri più indietro? Ma noi non possiamo capire la vera ragione di tutte le cose, Io però un'idea ce l'ho. Tu fai le strisce bianche e io faccio quelle nere. Sempre la stessa battuta. Là, forza. No. Come no? No, ma non è mia, dico. Non... Come non è tua? È nostra, no? Dai. Sì, però. Dai, forza. Ma perché? È più giusto così. Come l'è venuta, maestro? E come è venuta? Mi pare che manchi qualche cosa, non so che... Volume? Profondità cromatica? No. Plasticità? No. L'intensità! Manca l'intensità! Vieni. Lo sai che poi la prima è sempre la più difficile da concepire. Io poi sai che non ho mai dipinto su una strada bella come questa. È magnifica. Ecco. La migliore che le sia mai venuta. Sì. Adesso tocca a te, E non mi dimmi, va, mi sento migliore. Forza! E là, su, hop! Bravo! Bello.
Maestro, cosa faceva prima? Le strisce. Sono 35 anni che faccio le strisce. I miei dipinti sono sparsi per tutta l'Italia. Sì, dico, se non avesse dipinto. Gli scacchi. Io sapevo tutto degli scacchi, meno le regole. Non ne sapevo nessuna. Però era la cosa che volevo fare. Lo scacchista. Lo scacchista, sì. È la prima volta che me lo dice. Perché vedi, non si deve dire tutto di sé, perché sennò rischi di sporcare le cose più belle. È chiaro? Maestro, che brutta tosse. No, niente, niente. Che? Il giocatore di scacchi dovevo fare, eh? Ma no, sarà stata colpa mia, maestro. È sicuramente colpa mia. Ma no, no, doveva accadere tanto prima o poi. Ci siamo solo io e lei. E non ci ha visto nessuno, è una cosa che resta tra noi due. Finalmente potrò imparare a giocare a scacchi. Noi siamo artisti, non dimenticarlo mai, no? Ciao, è il mio tempo.